Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Voi vedete sempre le tende viola dietro, perché comunque ho le tende viola sia in salotto che in camera da letto. Oggi ho detto voglio registrare in camera da letto il video ASMR e poi mi sono rinvenuta, ho detto no, aspetta, ma questa collaborazione l'ho presa con il canale Monica Vlog. Quindi, però ormai mi ero spostata di qua e quindi ho detto vabbè, si fa il vlog con tutto lo sfondo viola al buio. È andata così. Allora, cominciamo subito con il dire appunto che questa è una collaborazione con Yes Style, ovvero che i prodotti che vedrete me li hanno mandati in omaggio. È una promozione del Back to School, cioè, ovvero del ritorno a scuola. Quindi io ovviamente alla mia età non ho da tornare a scuola, poi ovviamente io potrei anche iscrivermi da qualche parte, ma non sicuramente alle scuole superiori, visto che le ho già fatte. Potrei fare altre scuole, cioè, in realtà un corso lo sto facendo. Vabbè. Mamma mia, mi sono già persa mille chiacchiere. Allora. Adesso passiamo a far vedere le cosine che ho scelto. Allora, tutto quello che vedrete è costato in totale 100 dollari. Le collaborazioni con gli Style infatti sono belle perché ti danno un budget e non ti fanno perdere tempo a mandare. No, loro ti danno il buono, te vai e quello che vuoi te lo prendi. Quindi io con 100 dollari ho ordinato tutte queste cose che adesso vi farò vedere che mi sembravano in tema back to school, quindi cose molto carine, molto un po' anche da ragazzini, adatte proprio anche per il rientro a scuola, insomma, questo a parere mio, poi magari. Allora, ho preso diverse t-shirt perché comunque quando si rientra a scuola fa ancora caldo di solito e mi sono orientata proprio su questo genere qua. Guardate che carina questa t-shirt. È un bel cotone peso, eh? È un bel, bella pesante, non è quel cotoncino un po' misero, è proprio veramente un bellissimo tessuto con questa scritta e gli orsetti sono applicazioni pelose, guardate, bellini. Bellini, bellini. Ora, io riguardo la composizione, ma mi sembra che fosse cotone, eh? E comunque al tatto è un tessuto meraviglioso. Poi, se sia cotone o no, aspettate, che è caduta. Ah! È caduta l'etichettina. Come al solito, è scritta tutta in coreano. Vabbè, ragazzi. E qua, no, è sempre la solita rintronata. Comunque, sicuramente è cotone, 100%. Ma si sente, è proprio bella. Questa è una XXL, mi sembra, una sesta. L'ho presa molto grande, anche perché lo sapete che qualcosa tengo, qualcosa do al marito, qualcosa riutilizzo per gli eventi benefici. Però questa potrebbe essere carina anche per il marito, eh? Molto bellina. Tra l'altro io a mezze maniche ho diverse camicie da notte, tutte aperte, che avevo preso quando sono andata a operarmi, però io vi dico la verità, ora quando le vedo mi viene un po' di rifiuto, quindi potrei anche prendere tutte queste camicie da notte aperte, metterle in una valigetta e tenerle lì, perché poi non si sa mai nella vita, però ora come ora no, non lo so, mi dà un po' noia l'idea di rimettermele e quindi potrei usare queste magliette tranquillamente per dormire, proprio perché in estate tanto dormo con le magliette. Questa è identica, proprio identica, identica all'altra che vi ho già fatto vedere. È un pochino più piccola perché è una XL e l'ho presa blu. Guardate anche blu com'è bella. Un bellissimo blu scuro, blu navy, con questo bellina da morire. Mi piace veramente tanto questa maglina. Proprio si vede che è di ottima qualità, ragazzi. Ottima qualità il tessuto. Delle belle rifiniture anche qui dentro, guardate com'è rifinita bene, perché a volte vedete le cuciture, la rifinitura delle cose si vede anche dalle cuciture interne, guardate che belle rifiniture che ha qui dentro, proprio belle belle belle. Poi le ho prese insomma a poco perché ecco, erano comunque prodotti scontati e in stock, ovvero disponibili da subito, ma anche qui la stampa è tutta a rilievo gommosina. Ovviamente queste io vi consiglio di lavarle dal rovescio, ragazzi. Poi
Poi andiamo a vedere se la scorta delle magliette ho fatto, ovviamente. Poi tutte, ecco, altra cosa, guardate, sono tutte confezionate bene, belline ripiegate con la col cartoncino dentro. Beh, si vede che c'è una buona cura, una buona qualità. Bikes In, questa è una terza, anche questa guardate che bellina. Cioè, io queste t-shirt le vedo molto adatte, cioè, agli adolescenti per rientrare a scuola, cioè, molto carine. Questa è proprio cute, in pieno stile coreano. Guardate che bellina che è. E c'ha tutte queste, anche questa tessuto ottimo e ottima qualità, ottima rifinitura. E anche le stampe, vedete da vicino, guardate come sono belline. Proprio ottima, ottima qualità, ragazzi. Molto, molto carine. Sì, a me mi sa che queste me le tengo tutte. Cioè, le mie maglie vecchie le do ai gatti e queste me le tengo per dormire io. Sono veramente stupende. Poi, altra t-shirt. Allora, questa è confezionata diversamente. È molto più leggera. Questa è un cotone leggerissimo rispetto agli altri, è proprio un cotone pesante. Questa si vede che è un cotone più leggero, più trasparente, però ragazzi vi assicuro anche al tatto che si sente che è un prodotto di qualità. Cioè, su YesStyle a volte mi ero lamentata della qualità dei prodotti, però sinceramente se uno sa scegliere, queste avevano dei prezzi molto più alti e che ora erano scontate, perché non sono cheap come magliette. E questa è carinissima perché ha questo qui non è disegnato ma è ricamato, vedete, sono proprio delle applicazioni ricamate, proprio un ricamo cucito nella stoffa, quindi no, non c'è il rischio che si stacchino, vedete, questo è il rovescio e questo è il diritto. Molto carina anche questa. Ora guardate il colore, che a me insomma questo colore non è che mi sta benissimo, però anche questa veramente deliziosa. 2XL, altra t-shirt. Dice ma solo t-shirt? No, ho preso anche una cosa che non è una t-shirt, non vi preoccupate. Ecco, questa molto semplice, però molto semplice davanti, ma il dietro guardate cosa non è. Stupenda, veramente stupenda questa maglietta, molto molto bella. Anche questa tessuto ottimo. È una via di mezzo, non è pesante come le prime, ma neanche leggera come quella che vi ho appena mostrato. È veramente un ottimo tessuto ed è una maglina di design, nel senso che c'è, vedete? C'è proprio scritto da chi è disegnata. Ottimi, sono veramente contenta di queste maglie che ho preso, perché mi sembrano davvero di buonissima qualità. E poi ecco le prime due cose che non sono t-shirt. Vediamo un po', perché io non lo ricordo, ragazzi, con queste collaborazioni poi non mi ricordo neanche cosa ho preso. Ho una maglietta di quelle da sopra, guardate che bellina, io lo sapete, stravedo per questo colore, stravedo veramente per questo colore, poi mi sta bene con tante cosine che ho, ed è bellina perché c'ho proprio tutta la manichina lattughina, proprio che fa l'effetto lattuga, il collo, con i bottoncini. Ovviamente questa qui uno la può portare da sola, ma anche sotto ci si mette, quando comincia a essere più freschetto, uno ci si mette una canottierina sotto. Io ho altre magliettine simili a questa, un po' più piccoline, un po' più striminzite, e questa è alla rovescia, no, devo capire, perché ci sono qui tutti i bottoncini, però sono nascosti. Sono rimasti nascosti questi bottoni, è quasi un peccato perché sono bellini da vedere. Forse è stata abbottonata all'incontrario, boh.
non so, che sia dal rovescio. No, non è dal rovescio. Non ne ho idea, ragazzi. Bottoncini, forse non ci avevo fatto caso. Il modello è così, comunque. Quando si apre, si tira, si vede il bottone, altrimenti rimane completamente nascosto. Comunque, bellina. Questa non credo sia cotone, non lo so. Ecco, quello che hanno i coreani è che non mettono le etichette appiccicate ai vestiti. Ci aggiungono le etichettine insieme, che a me puntualmente mi cascano in terra. Però se non altro non mi costringono poi a tagliare tutte le etichettine e le pecette varie che di solito mi danno fastidio quando indosso gli abiti. Allora, qui sorpresa, sorpresa, che ci sarà? Boh, non me lo ricordo. Ah, ok, back to school, ragazzi, giustamente, i primi freddi, felpa, perché ok t-shirt, ma per i primi freddi ci vuole una felpina, e ciò la pelle tutta sciupacchiata che mi tira i fili alla stoffa. Vedete, anche qui ci sono i cartellini, tutta robina coreanosa, una bella felpina blu. Ah, dimenticavo, dopo mi riprendo mentre mi provo queste cose, eh? Beh, ve le faccio vedere indossate. Questa è una felpina bella pesante, questa non è cotone, però si sente che è proprio, vedete, è proprio felpatona pesante, quindi non è quelle felpine garzate di cotone, ma sembra più una felpa in pile. Una L ho preso perché comunque, vedete, veste un po' abbondante, ma volevo una felpa che non fosse proprio di quelle aderentine, proprio una felpa di quelle da casa per me, oppure appunto quelle, i giovani che portano le cosine un pochino più, magari un po' più oversize, no? Proprio una felpa classicissima, bella calduccina, per i primi freschetti. Bene, allora ragazzi, io adesso vi metterò il try on haul dei vestiti e delle magliette, delle cose che ho preso. Vi ricordo, oddio, ve lo dovevo dire all'inizio. Vabbè, vi ricordo che c'è il mio codice sconto, che è del 10% anche su prodotti già scontati, e quindi troverete tutti i link alle cose che vi ho fatto vedere qui sotto, tutte le cosine, gli sconti, le varie promozioni, tutto sotto scritto nel primo commento e nella descrizione del video. Quindi, che dire, vi lascio al try on haul. Ciao! No, al try on haul.